Ciao a tutti ragazzi, finalmente abbiamo raggiunto i 1000 iscritti in soli 4 mesi, quindi sono molto contenta e vi ringrazio di cuore. In questo video voglio parlare di Affari di Famiglia, che è la fiction che ho fatto in Svizzera. Perché? Perché molti di voi dall'ultimo video di Life Bites mi avete chiesto quale fosse la fiction che ho fatto come protagonista in Svizzera. E allora adesso voglio raccontarvi un po' com'è stata la mia esperienza. Nel 2013 avevo appena finito di lavorare con Disney Channel, quindi il mio agente mi ha proposto un ruolo per una sitcom, una fiction in Svizzera che si chiama Affari di Famiglia, per il ruolo di Heidi. Heidi era un personaggio molto particolare perché aveva costantemente un carattere che aveva alti e bassi, ovvero era molto perfettina, poi testa calda, aggressiva, senza peli sulla lingua. Diciamo che era perennemente in ciclo mestruale. Un mese prima di fare il casting per il ruolo ero stata operata, quindi non ero proprio in forma, diciamo che ero rotondetta e appunto per questo mi hanno scelto anche per fare Heidi, perché volevano un personaggio che fosse bello paciocchetto. Heidi aveva molte affinità con Sissi di Life Bites ed è paradossale come per l'ennesima volta il mio personaggio avesse trecce e occhiali. Quindi ho avuto la possibilità di andare ancora più in profondità con questo tipo di personaggio, però a differenza di una sitcom dove tu non hai proprio una storia, una crescita del personaggio, comunque devi essere in Life Bites ero sempre una ragazzina di 16 anni, anche se crescevo, mentre in Affari di Famiglia Heidi ha proprio una crescita ed è bellissimo perché da burbera, arrogante, un pochino così, cresce, si apre, trova un fidanzato, si innamora, diventa un pochino più carina. Quindi è bello in una fiction perché c'è proprio una storia. Le riprese della sesta stagione di Affari di Famiglia sono avvenute a maggio, giugno e luglio. A maggio e giugno abbiamo registrato principalmente a Lugano, quindi avevamo dei set in esterna, avevamo l'albergo, ovviamente la diaria. La diaria praticamente è un budget che ti danno al giorno per poter mangiare. Ovviamente a pranzo stavi con la produzione, ma la sera dovevi arrangiarti da solo. Tu potevi andare a mangiare dove volevi nella settimana. Il problema è che, cavoli, davvero in Svizzera costa tantissimo la vita. E un piatto di pasta veniva a 22 franchi. Tu ne hai 50 per 2-3 giorni. Magari un giorno mangio al McDonald's. Vabbè, a parte questo, invece lo stipendio era davvero molto buono perché rispetto all'Italia era più alto e quindi faceva molto piacere. Invece, quando registravamo a Locarno, quindi agli studi, stavamo lì a dormire sempre in un albergo, però il set era sempre lo stesso perché c'era lo studio adibito con la casa, con il mio appartamento, l'appartamento della mia, chiamiamola nemica, quindi l'antagonista di Heidi, che poi diventano alla fine molto amiche, e quindi era proprio un ambiente molto familiare. Rispetto all'Italia, in Svizzera mi sono davvero sentita trattata con i guanti d'argento. Guanti d'argento? Non ho idea. Parlare con i guanti di velluto. Ah! Okay, infatti. Era un modo diverso di lavorare, il fatto che fossimo all'estero, diciamo all'estero, però molti erano svizzeri, alcuni erano tedeschi, alcuni erano italiani. Ti dava proprio questo senso di internazionalità e io avevo legato molto con, come al solito, con i cameraman, trucco parrucco, poi ho rincontrato anche attori, come per esempio la nonna di Affari di Famiglia è uno dei personaggi storici della serie e indovinate chi è? È la zia di Life Bites, quindi la zia di Life Bites è anche la protagonista di Affari di Famiglia, quindi ritrovarci lì è stata davvero una sorpresa per me. Ci sono stati dei momenti epici in questa serie perché adesso purtroppo non è più online, però fino a qualche tempo fa c'era proprio il canale YouTube di RSI, che era appunto la rete televisiva svizzera, e aveva una sezione dedicata a Affari di Famiglia con tanti video piccolini di tutti i backstage. E c'erano degli scherzi che facevano a me costantemente che facevano davvero morire da ridere. Per esempio, una volta è successo che c'era stata una scena molto difficile perché avevo tante battute velocissime da fare, molto arrabbiata, quindi anche con l'intenzione da tenere l'energia e tutto.
e movimenti precisi. Cioè io avevo questo sacco dell'immondizia e dovevo tirare costantemente fuori tutte le cose che la mia antagonista aveva buttato via nel cestino. Quindi era una cosa precisa da fare uguale alle scene prima, perché erano cambiate le inquadrature, quindi tu devi fare esattamente i movimenti sulle stesse battute che le avevi fatte prima. E io ero andata nel pallone perché non riuscivo, cioè continuavo a sbagliare. Cosa è successo? Tutta la troupe si era messa d'accordo, quindi tutto premeditato, e mentre io dicevo le battute, il mio collega cinese ha cominciato a rispondermi in cinese. Ok? Quindi, cosa è successo? Io davo la battuta, lui mi guardava, e io, ok, andavo avanti. Di nuovo, ho detto, magari ho capito male io, sono talmente fuori di melone in questo momento che magari sto capendo male. Quello dietro, l'altro attore ancora italiano, ha capito e gli dava corda, quindi anche lui andava avanti con le battute. A un certo punto però, quando davvero ho capito che stava parlando in cinese, mi sono un attimo bloccata e sento il regista: allora Daniela, vogliamo andare avanti? Che cavolo! E dietro l'altro attore italiano: Daniela, ma dai, ma scusami, ma dai, continua con le battute, perché ti fermi? Io non capivo più niente. Poi c'è stato proprio il silenzio di tomba. Ho guardato la direttrice di produzione, ho guardato il regista e sono scoppiata a piangere, disperata, proprio: oh, mi avete preso in giro, ma che stronzi che siete! Ero rimasta di merda. Poi però questa cosa mi ha scaricata, mi ha fatto rilassare e di conseguenza poi buona la prima. E questo è un modo per superare le cose, è stata un'esperienza divertente, al momento ero tipo terrorizzata, non capivo più niente, però è una cosa che ti insegna che nel momento in cui sei nel pallone devi ritrovare, scaricare tutti i problemi e dopodiché vai avanti come Dio comanda. Parlando di difficoltà, non ho avuto grande difficoltà con questo ruolo, anche perché arrivavo da un personaggio molto simile che avevo fatto in precedenza. Cose nuove sono state per esempio dei baci passionali con questo mio collega cinese, e poi sicuramente in quel periodo avevo anche delle difficoltà emotive, perché per la prima volta mi ritrovavo in una situazione in cui avevo rotto con il fidanzato d'allora e non sapevo come affrontare la cosa, quindi un periodo che avrei voluto vivere bene, in serenità, l'ho vissuto in realtà un po' male. Io sono una che il lavoro e la vita privata le tiene separate e di conseguenza su set cercavo di essere il più professionale possibile. Poi tornavo in albergo da sola, mi ritrovavo da sola e quindi stavo male. Mi sfogavo, piangevo e succedeva che alcune volte la mattina, arrivando sul set, avessi questa faccia da Quasimodo con gli occhi gonfi che avevo pianto la notte, e di conseguenza ho avuto anche un supporto dalla troupe, perché c'era il trucco e parrucco che oltre a consolarmi cercavano di nascondere questa cosa, degli impacchi di camomilla, un make up particolare che cercava di far risaltare gli occhi però non le palpebre. Quindi è stato comunque un gioco di squadra. Questo aiutarsi e sostenersi è stato un valore aggiunto che mi sono portata nel cuore e che mi ha fatto affezionare tantissimo a questa produzione. Tutte le cose a cui io tengo e che hanno lasciato un segno nella mia vita sono in questa scenografia. Un giorno magari l'andremo anche ad analizzare bene insieme, però ovviamente c'è anche Affari di Famiglia. Infatti c'è il cofanetto bellissimo a cui sono affezionata e davvero per me è stata una delle esperienze più belle lavorativamente parlando. Ciao, è sceso anche Ezio Uditore. Se volete vedere qualche scena di Affari di Famiglia, ho pubblicato un video che racchiude un po' la crescita di Heidi all'interno della serie, quindi spero che l'andate a vedere, mettete un bel mi piace perché a me è piaciuto un sacco farlo, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!